entravi nell'altra camera dove ti tatuavano nell'avambraccio il numero. Ecco, 189488. Sempre nudi, eravamo ancora. Lui è Oleg Mandich, è l'ultimo bambino a lasciare vivo Auschwitz dopo la liberazione dell'Armata Rossa. Io l'ho incontrato qualche giorno fa, l'ho abbracciato e a lui lascio il racconto. Talvolta nella mia vita successiva avevo la possibilità di trovare qualcuno in spiaggia che il suo numero non lo aveva qua, ma lo aveva qui, sul fianco. Perché? Non lo so. Tu non ci arrivi. No. Era nato ad Auschwitz. L'unico posto dove c'è un po' di più di carne è qua. Lei crede A chi? a un Dio? No, io Dio l'ho seppellito ad Auschwitz. Io ero credente il giorno che sono entrato ad Auschwitz. Dio l'ho lasciato lì. Non l'ha più rincontrato? No, quando penso, lo penso con disgusto. Perché se Dio esistesse, onnipotente come lo presentano, Auschwitz non lo permetterebbe. Magari è invece impotente rispetto alle scelte delle persone. Beh, questo lo lascio ai filosofi e a quelli che vogliono dedicarsi a questo, a me mi fa incazzare. Facciamo un passo indietro. Oleg ha 90 anni ed è di Abbazia. Dove io nacqui nel 33. Ha vissuto lì fino. Fino ad Auschwitz. Si sente più croato o italiano? I nazionalismi non li tollero, mi fanno schifo. 15 maggio del 44 ci presero mamma, donna e Si ricorda qualche odore del viaggio? me. Piscio e cacca. E l'unico odore che c'era era tremendo. In una settantina dove anche i piccoli finestrini dai quali di solito i vagoni merci penetra l'aria per il bestiame, anche quelli erano con lastre di legno chiusi. Dentro c'era un barile per le necessità, chiamiamole così. La testa la tenevi accucciata sui propri ginocchia o sulla spalla del vicino. Il terzo giorno, quando ci hanno aperto, sulla parete del vagone c'era scritto col gesso Auschwitz. Quando avete iniziato a capire che cosa fosse Auschwitz? Cioè lei quando. Maschi da una parte, donne e bambini dall'altra. Io rimasi con la mamma e con la nonna. Eravamo 900, 1000 fra donne e bambini. Una grande sala, in fondo c'erano una decina di tavoli, dietro i tavoli scribacchini, e eravamo invitati a formare delle colonne per ogni tavolo. Fatto questo, svestirsi nudi, mia mamma incominciò a protestare. Il scribano fa: "Ma tu, donna, cosa vuoi? Lo sai dove sei? Dove ti trovi?" Lei rimane zitta. "Du bist in ein Vernichtungslager. Auschwitz è un campo di sterminio." Ci portavano fino al blocco numero 10, la baracca delle prigioniere. Ci fanno: "Ma voi? Chi siete? Da dove venite fuori?" Siamo arrivati stamattina, adesso eravamo alla sala con quel treno lì. Noi vi credevamo già ormai nel fumo. Scherzate, dove credete di essere? Chi era Oleg?
quando è entrato dentro? Il ragazzino di 11 anni al quale hanno rubato l'infanzia. Lei come è sopravvissuto al campo? Fortuna, solo fortuna. Solo fortuna. 80% fortuna. Lei lì all'interno ha passato anche una selezione? Sì, le selezioni nel campo si facevano in modo che ogni blocco dovevano mettersi a 5 a 5, poi si faceva il conto. Nel mio caso ogni quarta riga veniva fatta uscire e loro sono stati liquidati. Lei nel campo ha conosciuto un bambino, si chiamava Toya. Sì, Toya si chiamava. Eravamo sui letti a 3 altezze, 2 per letto, io fui messo insieme a un piccolo ucraino. Lui aveva circa 8 anni, continuava a tremare, mi raccontava delle immense raterie gialle di grano. E io gli raccontavo del mare, io non ho mai visto queste praterie gialle, lui non ha visto mai il mare. Stavamo per giorni lì, io di notte lo abbracciavo dandogli un po' di calore. Tremava, finché un giorno, la mattina quando mi sono svegliato, non tremava più, ero contento sperando che fosse migliorato, invece era morto. Che cosa si mangiava? In 8 mesi non ho bevuto un sorso di acqua. L'acqua era putrida. A mezzogiorno si portavano barili con la Lagerzuppe, la brodaglia giornaliera, le possate, le tazze, eccetera. Se volevi mangiare dovevi organizzarti, da solo organizzare è la parola universale. Rubare, ricevere, tutto era riposto in quel, in quel verbo lì. Organizzare. Se durante la notte non eri attento e qualcuno ti portava via le scarpe, allora era meglio che te ne stavi zitto, perché se no ti davano dello stupido a te e non del ladro a quello che l'ha fatto, perché lui ha organizzato. La psicologia e filosofia di un luogo dove vige la legge della sopravvivenza, i valori sono totalmente differenti dal mondo normale. È una parte, penso, del male di un campo di sterminio, che porta a disumanizzare anche qualsiasi rapporto. Certo. Hai in mente anche un altro esempio sui rapporti di disumanizzazione anche fra i prigionieri nel campo? Ero presente quando hanno ucciso a bastonate una prigioniera che non si è svegliata in tempo, non si è presentata all'appello. Poi dopo 6 ore l'hanno trovato, l'hanno uccisa a bastonate davanti agli occhi di noi tutti presenti. Non c'era neanche un tedesco presente. Erano altri prigionieri? Certo, ti dirò di più. Se mi avessero dato anche all'età di 11 anni un randello, io glielo spaccherei in testa. Per 7 ore ho fatto l'appello sotto, pioveva nel pantano. Le leggi sociali che sono ribaltate. Lei è mai tornato ad Auschwitz? 2 mesi fa sono stato la 13ª volta. Per 3 volte ci sono andato per ragioni terapeutiche. Quando sentivo che c'era un po' che andava calando, io invece di andare dal psicoanalista andavo dal benzinaio. Cioè? Facevo il pieno, andavo ad Auschwitz. Mi ci volevano 2 piedi di benzina per arrivare, sono 1000 chilometri. E cosa faceva quando andava ad Auschwitz da solo? Andavo subito a Birkenau, lì di solito venivo verso le 5-6 di sera, mi presentavo dal custode, dal quello
che controllava l'uscita dei turisti, gli mostrava il mio lascia passare, lui si metteva sull'attenti e mi faceva passare. Io mi sedevo sulla rampa, sulle rotaie della rampa, lì riuscivo a parlare con l'anima di quelli che non ce l'hanno fatto. C'era soltanto un albero, su un chilometro, e se ne stava lì del 44 quando arrivai, e fino a 4 anni fa era sempre lì. L'albero aveva le foglie, per me rappresentava un'anima di quelli che non ce l'hanno fatta. Lei ha mai portato via qualcosa di fisico da Auschwitz? Ne sai qualcosa di troppo? Yes. Perché è la prima volta che mi fanno questa domanda. Non si dovrebbe, ma io direi che me lo posso permettere. Ho preso la prima pietra dal cumulo di macerie del crematorio numero 2. Me lo sono messo in tasca. Dove la tiene? La tengo sulla scrivania come portacarte. Lei è conosciuto anche con la dizione l'ultimo bambino vivo uscito ad Auschwitz. Che cosa si ricorda lei della liberazione del campo? Tutto. Quella notte ricordo, mi sveglio e vedo il primo russo, era un soldato russo. Era il più bel russo che ho mai visto nella mia vita. Si imbarcò nell'automobile. Al momento quando uscì dalla porta dove c'è quella grande scritta Arbeit macht frei, quella rampa si chiuse dietro di noi e io sono entrato nella storia. Accidentalmente però sono stato l'ultimo ad uscire vivo da Auschwitz. Lei ne ha sempre parlato. Io i primi 10 anni, vuoi parlarne, io ho ripudiato il sapere la lingua tedesca. Non volevo neanche leggere in tedesco. Il redattore capo, gridandomi, il trauma che tu hai vissuto, del quale siamo consci tutti noi, non è un affare tuo, ma appartiene anche a noi, a tutta l'umanità. Sei un briciolo di coscienza, invece di startene lì accucciato, aprire a tutti le tue conoscenze. Io ho sbattuto la porta in faccia al redattore, me ne sono andato. Dopo 3 giorni ho finito per capire che le ragioni erano dalla loro parte, non dalla mia. 18 marzo del 55. Il primo articolo sull'argomento. Oleg Mandić da allora non ha più smesso di raccontare. Lei crede davvero che ogni storia debba avere un principio e una fine? Italo Calvino, partigiano e scrittore.